pupille. La mia unica debolezza. Voglio questa. Un piccione. Con scritto Parigi 2024. È già un'altra fermata della metro che si ferma praticamente in una zona commerciale. Anche quella di Disneyland proprio si fermava a Disneyland. Quindi alcune fermate sono proprio dedicate a questi posti. E mi sta venendo il dubbio che questa incredibile fila sia per entrare al Louvre, sai? Niente, no problem. Qua è probabile che siamo sotto la piramide. Wow. Ok, abbiamo preso il pass e abbiamo preso anche il nostro posto per entrare domani qui al Louvre. Come vedete è mega illuminato, soprattutto mega pieno di gente. Però di sotto era molto di meno. Però sul navigatore c'è scritto non troppo affollato. Significa che la coda di solito è anche, soprattutto nel weekend. Eh sì, è non troppo affollato. Scusate, ma questo è il museo più visitato al mondo. Ci sta che non è troppo affollato rispetto al Ma solito. No, dai, il museo della preistoria di Bergamo Alta è molto più pieno. Altro viaggio che facciamo, altre cose in ristrutturazione. E ormai è colpa mia, lo so, a prescindere. Che è successo? Andiamo a vedere. Lo Sciur Napoleone Bonaparte è venuto, ha fatto casino. Il Museo de Lyons. Ogni volta che leggo qualcosa in francese, l'unica cosa che mi viene da dire alla fine è me coglioni. Ti va di fare un bagno? Ah, è quella la tua preoccupazione. Probabilmente sentirete il vento oggi. Quando il significato di caffè espresso ha un altro significato qui. Puoi raccontare della cantante di prima che abbiamo visto nella metropolitana? Allora, stava cantando in francese, quindi non si capiva una parola, ma era abbastanza brava. A un certo punto dice "Hello Filipines" durante la canzone, mentre passa una famiglia filippina o comunque asiatica. Che ha dedotto fossero filippini. L'ha pensato lei, ma anche se fosse, cioè, è un po' brutto da dire. Loro non l'hanno cagata di striscio, manco hanno sentito, e sono andati per la loro strada. Magari è per quello che non fa mance la ragazza. Sono un cavallo. A me piace Jumanji. La faccia di uno appena sveglio. E anche un po' affamato. Eccoci dentro il museo d'Orsay. 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 Non lo so. Come si pronuncia? D'Orsay. Sembra di essere a Milano Centrale. Cioè, dimmi se non sembra che stia per partire un treno là in fondo. Spiedini. C'è un orso polare, voglio andarlo a vedere. Mi interessa l'impressionismo. Ah, ecco chi è che era. Dicevo, so chi è, ma non mi ricordo il nome. È Renoir quello. Monet lo conosco. Andiamo a vedere Monet. C'è la Statua della Libertà, no? Guardala lì. Per chi non lo sapesse, la Statua della Libertà al tempo fu un dono dei francesi agli americani. È per quello che probabilmente qua c'è una sua piccola rappresentazione. Quel gatto lì non mi sembra comunque molto contento. Nella serie ti levi dal cazzo. Siamo sullo stesso piano dove siamo entrati. Ovviamente ho dovuto alzare gli ISO perché la luce non può essere forte, non si possono usare i flash. Però dai, un po' di illuminazione c'è. Alla fine sì, il Louvre, però Parigi è piena di molti altri musei, piena di tante altre opere, piena di tanti altri artisti. Non esiste solamente il Louvre, la Gioconda, l'Arco di Trionfo. Parigi è piena di strutture, comunque piena di arte. Lo stesso si può dire anche in Italia. Peccato che molto spesso non le valorizziamo. Giusto, Nordica? Guarda, una casa delle bambole edizione premium. Oh no, attacco dei giganti. Lo sai che la Francia la distruggerò. Amo, c'è la mamma di Eren lì. Dai, smettila. Sto andando verso la luce, Amo. Al quinto piano non solo Renoir, ma anche Van Gogh. Ed è un ponte sullo stretto di Messinet. Questa è la zona selfie del 1800 e del 1900. Gli ha detto, mettiti in posa. Eccoci finalmente arrivati in una zona che a noi interessava molto di più, la zona Van Gogh. Cioè è incredibile perché abbiamo visto queste opere dappertutto, ma imitazioni. E essere qui per davvero a un metro di distanza non mi sembra vero. Cioè quella ce l'hai pure in camera tua, il puzzle, quella stanza. In camera mia c'ho anche quello con i girasoli tra l'altro. Tu vedi un mostro dentro la finestra per caso? Non vedi un mostro nella finestra? Credo, no?
Vuol dire che allora il dottore l'ha salvato. Belli i quadri, per carità, però la vera arte ce l'ho qua dietro. Persino dalle finestre riesci a vedere qualcosa di artistico. Comunque Charlie Chaplin era un professionista e maniacale, infatti nel film La febbre dell'oro del 1925 c'è una scena in cui lui mangia la suola della scarpa, che però era fatta di liquirizia, solo che continuava a far rigirare la scena, se non sbaglio l'ha fatta girare almeno 37 volte, in cui 37 volte mangiava tutta questa liquirizia e alla fine è venuto lo schizzo. Una cosa che molti non notano della classe di danza è che molto spesso nei libri di storia dell'arte o comunque nelle varie rappresentazioni l'immagine viene scurita molto di più o tagliata verso le gambe, e non tutti notano che sulle gambe della ballerina c'è anche un cane. Prima dell'avvento di internet i meme coi gatti si facevano così. È caduto un cellulare. Lui è l'orso balorso. Guardalo quanto è soddisfatto. Siamo. Poverino. Ma poverino. Perché lo prendi in giro? Siamo fermati in un piccolo ristorante che c'era scritto che fanno gli hamburger più buoni mai mangiati, almeno uno dei commenti era questo, ed è votato 5 stelle. L'odore che c'è nell'aria è buono, quindi sembra promettente. Tu che dici, nordica? Io ho assaggiato una patata ed è incredibile comunque. Voglio vedere che gli dai un morsone incredibile. È più grande di te, amo quel pane. Vai. Com'è? Il mio è esageratamente grosso. Era buono, è veramente buonissimo. Cosa abbiamo preso di dessert? Io un dolce con la carota. Una meringa al limone. Dai, assaggio. Amo. Ma ho distrutto un'opera d'arte. Sa di carota. È incredibilmente limonata la mia. È incredibilmente limone. Quale preferisci? La tua sa tanto di Ikea, sa tanto di cannella. Abbiamo mangiato incredibilmente bene. Io sono più che sazio, ho anche dovuto prendere una medicina per il mal di testa perché non mangiavamo da ieri. Stavo morendo di fame e io sono pieno. Io già le patate ero arrivato, lei... Non è vero. Lei ha appena visto le patate... Come gli uccellini. Le patate erano molto grandi e molto saporite. Porca troia, però io avevo un panino tre volte il suo. Devo dire che mi ha piacevolmente stupito questo pranzo. Sì, molto molto. E anzi sono contento che non abbiamo mangiato una roba qualsiasi. Abbiamo mangiato qualcosa comunque di particolare. Abbiamo mangiato sì un hamburger e non l'escargot, per dire. Però nello stesso posto facevano anche il sandwich all'aragosta. E ti dirò, se non era per l'hamburger che avevo detto ho voglia di quello, pensierino. L'area preferita di ogni donna, la zona dei gioielli. È tutta bigiotteria, amo. Quanti anni hanno questi gioielli? C'è una... almeno una cinquantina, quelli sono del 1955. Questo tra l'altro è un rasoio. Voglio quell'anello. Nel portagioie di mia suocera c'è metà di questa roba. Meno male che sua figlia non mi ha sentito. Io sentito. Però sai anche tu che è vero. Guarda che una donna fa finta di non sentire, ma ci sente bene. Il problema è che quando sentite la verità fate finta di non sentire. Bello sto guarda. Qui tengono il calice di fuoco. Perché mi sembra di essere in chiesa. Dai. Ho visto cosplay peggiori a Lucca. Mi sta ancora cercando di capirlo. È una maschera di carnevale, c'è scritto. Sì, ma è vestito da cosa? Da spaventatore di bambini. Vabbè, magari una volta i bambini si divertivano. È orribile, cioè pensa ad avere 5 anni e trovarti quello
per fare il giullare, per farti dire. Mamma, cioè, nel... ti viene un trauma. Nel 600 l'aspettativa di vita era morire a 10 anni, quindi... Guarda le figurine panini del tempo. Anzi, queste sembrano più le figurine delle ciocorane. Vedi, ogni tanto la Madonna si muove. Solo che poi pensano che è un evento biblico. Mi rendo conto solamente adesso, essendo qua dentro, di aver fatto un'impostazione sbagliata solamente della videocamera. In tutti i paesi europei funziona il PAL, tranne in Francia. Proprio è l'unico paese che per qualche arcano motivo europeo non viene sbattuto il cazzo. E quindi è un problema per la macchina fotografica, perché ogni tanto vedete le linee che si muovono con la luce. Ma mi sa che quel cavallino è della tua taglia, sai? E quando qua ci entro lì dentro? Nel vaso di sicuro. Vediamo se è comodo. Secondo me ti troveresti anche bene. Lo specchio dei desideri, Harry. Ti mostra quello che vuoi vedere. E lei che cosa ci vede, signor Silente? Un mago biondo che mi dice prendimi Albus. Si chiamava Grindelwald. Per caso mi vuoi morto, è la stanza del genere. Io odio tutti sti orologi. Guarda quanti. Io sono spaventato dal tempo che passa. Io odio il rumore degli orologi, soprattutto se vanno tutti fuori sincro. E questa stanza lo farebbe di sicuro. Tic tac, tic tac, tic tac. Vento scemo, verrebbe voglia di spaccarli tutti. Ecco, questa è la zona dell'IKEA. Edizione 1600. Vuoi comprare uno Sgruffen 600 Edition? O un Grafengetz? Magari anche originale, magari magari firmato da Luigi XVI. Ah, per questa sala dobbiamo chiamare un esperto, amo. L'esperto cioè, di poltrone, per vedere qual è la più comoda. Quella più sbellata e brutta. Questa allora, guarda, c'è anche le rotelle. Ma sembra la sedia elettrica. Ma no, c'ha le manovelle, così tu puoi guidarla. Se tu inizi a girare come il macinapepe, inizia a muoverci, c'ha le ruote sotto. Tuo padre l'amerebbe questa poltrona. Vedi che allora non sbagliavo, siamo nell'area IKEA qua. E c'è quel leggero odore di pittura ancora fresca. Questo sono sicuro che in casa di qualche italiano negli anni 60 c'era di sicuro. Guarda, per questa non c'era neanche bisogno che mi dicevi che era giapponese. Penso che si capisse. C'è un Gundam che sta per schiacciare un piccolissimo Yanko. C'è anche Goku e Pilaf che stanno per fare a botte. Amo, guarda. Come i piccioni di ieri di Disneyland. Guarda quanto è grasso. Sta aspettando di mangiare ancora. Sotto l'albero c'è il cinghiale. Il cane spaventato è scappato sull'albero, porella. Poi invece abbiamo un corvo con un frisbee che sta perculando una volpe. Qua marito e moglie che litigano e i figli che guardano. Ti compatisco, fra. La sezione IKEA qua non smette mai di sorprendere. Dimmi, urta qualcosa lì che esce fuori. Magari era una pistola e hanno sparato qualcuno da lì. Anche qua sopra, anche qua. Ma un po' tutte. Ma mi sa che questo, tu scegli la struttura della sedia che ti piace. Poi il rivestimento lo scegli dopo. Certo. Guarda che carina questa. Io mi ci siederei. Io la proverei, giuro. No. Hai visto, amo? C'è il cane del cugino It. Questi sono due abiti proprio da cattivo Disney. Qua hanno preso la lettera. Ma che cavolo c'ha in testa? Non so che posto sia, che cosa venda, ma in una strada hanno tre negozi. Voglio entrarci. Ciao Emilio, è un posto bellissimo. Dici che il nostro museo è dentro questa struttura incredibilmente fatiscente qui in mezzo alla città, amo? E invece questa struttura incredibilmente strana è proprio il nostro museo. E perché siamo qua, amo? Perché è una delle poche cose che non chiude dopo le 18. Ciao piccolo Exodia, chiuso qua dentro. Siamo all'interno del Museo dell'Arte Moderna e credo che sotto di qua ci sia o un centro commerciale o comunque una zona culturale, perché c'è sia il cinema, sia la libreria, sia in teoria anche una galleria. C'è un'opera d'arte anche tu? Magari. Star Wars. Ci sono tre dipinti di Picasso qui. Ah,
Abbiamo anche un De Chirico. 2 milioni di euro mi devi dare cash. Ma non è uno di quegli esperimenti sociali per vedere chi si avvicina e chi fa la foto? No, semplicemente l'hanno firmato e quindi adesso è un pezzo d'arte. Quello che ha lasciato gli occhiali per terra al Louvre e pensavano fosse un'opera d'arte tutti fotografati. È perché quello che ha attaccato una banana al muro, scusa. Mi ricorda la storia di un mio amico biondo, coi capelli bellissimi, lunghissimi, altissimo. Purissimo. Che una sera in una discoteca era totalmente sciocco, è andato in bagno e l'hanno ritrovato che stava abbracciando il cesso perché si era smontato e stava cercando di riattaccarlo. Il giorno dopo è stato a casa malato per qualche malattia che non sappiamo. Ma c'era bisogno di specificare altissimo e biondissimo? Sì, perché dà importanza alla storia. Persino opere di Andy Warhol qui addirittura. Ci sono anche, fra alcune zone e l'altra, che però sono chiuse, anche dei fumetti. Ma che bel pezzo d'arte! È un Eurof. Un Eurof? Sì, sì, lo conosco l'artista. Non riesco a capire l'arte, io lo conosco. Mi ricordo quella volta in crociera che siamo andati in Spagna e abbiamo visto il museo di Dalì. Esatto, e tu dicevi che erano delle linee disegnate a caso. Ma è vero! Cioè, non aveva un cazzo di senso, c'era pure un cagnolino piccolino, tutto storpio, non aveva problemi secondo me. Guarda questo invece, sono due quadri uno sopra l'altro, e quello è Pippo tra l'altro. È Pippo più o meno, esce da un quadro, esce ed entra nell'altro. È Pippo satanico con una pistola e un'ascia. Qui invece abbiamo del filo... questo è il cavo degli elettricisti? No, no, è il filo spinato su cui hanno versato della vernice, perché gli è caduta. Aspula! È lui. Secondo te quella signora cosa sta aspettando? Scusa, questi sono i fuori di proiettile. Sì. Questo era lo specchio di Eminem. Allora, come potete vedere, questo gran bel pezzo di nero. possiamo interpretarlo come la creazione dell'umanità. Che prima degli esseri viventi c'era il nulla, e questo rappresenta il nulla cosmico, l'esordio primordiale delle nostre vite. In sostanza potrebbe anche essere interpretato libera interpretazione, perché in fin dei conti l'arte è soggettiva. Mi dici cosa ne pensi veramente ora? Ma cagare, cazzo, è un buco nero di... dove non c'è nulla, non si vede nulla. Ma c'è scusa che ho tutto fatto lettura. Puoi scegliere anche la cornice, vogliamo quest'opera. Ed ecco un esemplare di Pietro che si accinge ad andare a ordinare non so che cosa. Qualcosa di molto gustoso conoscendolo. Eccolo! Ho trovato un coreano, sembra buono. Ne ho prese due. Una per me, l'altra per me se non le piace. Allora, il fracio aveva detto 4 minuti, ce ne ha messi almeno il doppio. Però le kimchi ball sono abbastanza grosse, mi sembra. Ce le ha date due, appunto, ognuno nella sua vaschetta. E se non ce l'avesse date lui, comunque, le forchette per mangiare, anzi, ci ha dato le bacchette, ce l'avevo io quelle portatili mie da viaggio. Fa vedere. È una palla gigante. Sì, è tipo un arancino gigante. Oh, minchia, mi è andato nel naso, ma è straforte. Vuoi le tue bacchette, lo mangi così? Provo con la bacchetta, ma la vedo difficile. Non so se sono capace. Prova, fai con le mani, fai prima, dai. Le mie forchette da viaggio. È un arancino, vedo anche il formaggio praticamente. È un pelino piccantino, ma pochissimo. Ma è perché il kimchi è forse leggermente... non è proprio piccante, è leggermente forte. Prendiamo anche la mia. Amo. Cosa? Non si spreca niente. No, ma la vera domanda è come dovrei farla a mangiare con le bacchette sto robo? Madonna mia, è un arancino coreano questo praticamente. Buon appetito. Affe. Eh sì. Una francese ci ha detto buon appetito. Adesso prepariamo la baguette. Aspetta, c'è un piccione che ha più bisogno di te. Tieni. Potete notare la ragazza che sta lanciando la mollica ai piccioni. Non riesce manco a mirarlo.
Niente, il piccione a demorso si sta buttando di sotto. Il segreto del panino perfetto: patate al sapore di kebab e il prosciutto, il formaggio extra del Carrefour. Eccolo qua. Meglio di Subway. Subway non te le mette le patatine gratis qui. Cin cin. Buona. Chi può dire di aver appena fatto un panino davanti a Notre Dame in ristrutturazione? Abbiamo fatto felice una vita innocente.